Allora ragazzi, bentornati su questo canale, benvenuti da Mike, dello staff di UltimateTeamFIFAItalia.com. Benvenuti nell'episodio numero 0 della nostra carriera allenatore su FIFA 17. Premetto subito che sarà una carriera molto diversa, speciale sotto certi punti di vista, che spero vi intrattenga molto a lungo perché sarà una carriera da 2 alle 3 stagioni più 3 che 2. Comunque andiamo subito con la carriera allenatore, prendiamo i due bonus che ci danno perché ho giocato ai FIFA precedenti. Ci sarà un cambiamento importante, come potete vedere in questo momento. Andremo a cambiare una squadra della Barclays Premier League. Prenderei una delle più scarse, che dovrebbe essere il Bournemouth, forse. Burnley. A questo punto andrei col Burnley, lo andiamo a cambiare. Andremo a cambiare col Newport County, ho scelto loro perché nella realtà sono gli ultimi in classifica della quarta divisione inglese, perciò dovrebbero essere pressoché i più scarsi, se così possiamo dire, delle leghe inglesi che sono presenti su FIFA. Perciò andremo a cambiare il Newport County con il Burnley. Quindi abbiamo settato anche l'impostazione della nostra carriera, come potete vedere la difficoltà leggenda, ovvero la più alta. Minuti ogni partita 6, valuta euro, lo stadio Newport Stadium, che è lo stadio del Newport, competizione alla prima stagione europea, l'ho messa con le teste di serie per rendere un po' più realistica questa carriera. Avanziamo. Qui ci arrivano gli inviti del torneo precampionato, ovviamente accettiamo. Andiamo a fare il precampionato, il primo, perché è quello che ti dà più soldi. Se non sbaglio ci sono anche due squadre italiane, Brescia e Novara forse, vabbè. Particolari, comunque siamo arrivati finalmente nel menu della nostra carriera. Qui vi parlo anche un po' di come verrà gestita la carriera, perché è una carriera che su YouTube io personalmente non ho mai visto. È diversa, particolare, come ho detto anche in precedenza, per certi versi speciale. Ovviamente siamo una squadra per nulla competitiva in questo campionato. E vi spiego anche il perché ho deciso di fare questa cosa. Quindi adesso andiamo a vedere quali sono i giocatori che faranno parte del nostro progetto, quali ci servono, quali no. E parto con la premessa che i giocatori che noi abbiamo in prestito, io generalmente li rimando indietro perché non mi conviene far giocare i giocatori delle altre squadre, piuttosto metto uno un po' più scarso della nostra squadra, anche se i due giocatori che abbiamo in prestito sono tra i più forti, sono un centrocampista che è Sheehan e l'attaccante Green. Perciò andiamo a vedere per ruolo, abbiamo due portieri che sono Bittner e Day. Day dovrebbe essere titolare anche perché ha un 61 di overall che è di 7 punti maggiore rispetto all'altro. Bittner a sto punto non posso neanche venderlo. Lo teniamo fino a gennaio, poi tendrei a venderlo. In difesa abbiamo come difensore centrale Engel, Bennett, Jones e Parcel e Tarley. A questo punto a noi servono 4 difensori centrali. Engel 17 anni, 46 molto basso come overall, però 17 anni non è, magari cresce molto. Siccome io non uso, premetto che non uso nessun sito dove guardare gli overall, robe varie perché lo trovo lo schifo della carriera praticamente. Poi abbiamo questo Bennett che è 25 anni 57, che è forse uno dei migliori, insieme a Jones che ha 32 anni ed è 63, invece l'altro Jones ha 18 anni 48. Parcel è un 19 53 che è già meglio. Poi abbiamo Tarley che è 26 anni 56. A questo punto io direi di tenerli. Uno dobbiamo venderlo. Almeno uno dobbiamo venderlo. Chi è che prende di più? Ok, andrei a vendere Angle. Angel, Angle. Non so come si pronuncia, perciò andiamo a venderlo. Almeno metterlo sulla lista, poi magari ne mettiamo un altro. Alla fine, la prima offerta che ci arriva, io lo venderei quel giocatore. Andiamo a mettere, magari Jones lo mettiamo in prestito. Sì, perché non troverebbe molto spazio, soprattutto la prima stagione. Terzini destri, abbiamo tre giocatori. Andiamo
Abbiamo Barnum Bob, Vigneault e Tozer. A questo punto, siccome ha 30 anni, Vigneault lo andrei a vendere. Lo si può vendere perché si è appena aggiunto alla squadra. Tozer, neanche. L'unico buono che abbiamo lo possiamo vendere. Nessuno possiamo vendere, perciò perfetto, meglio di così. Terzini sinistri, abbiamo due terzini sinistri che sono Bamford, che è un 18 anni 46, e Butler 21 61, che è buono. Li terrei entrambi, perciò sulla fascia sinistra difensiva non dobbiamo agire. Perfetto, anche perché non è che possiamo agire più di tanto. Poi abbiamo questo Sheehan che è molto buono, però è in prestito. E a malincuore dobbiamo mandarlo via perché non farebbe comunque parte del nostro progetto, non è il nostro giocatore. Abbiamo a centrocampo un 19-51 che sembrava abbastanza buono, che è Owen Evans. Abbiamo Labadie, non so, che è un 25 anni 63 buono, per questa carriera ovviamente intendo. Poi abbiamo Randall che è 26-62 che è buono. Non possiamo vendere perché abbiamo tre giocatori di centrocampo, dobbiamo agire assolutamente in quella zona di campo perché con tre giocatori è impossibile. Abbiamo come esterno destro Miri Williams che è 28-62 che non possiamo vendere, anche perché personalmente non l'avrei messo in vendita perché sembra un buon giocatore. Abbiamo Jack Compton, 27 anni 61, sulla fascia sinistra. A sinistra abbiamo anche Jones che andrei a vendere perché è un 18-46. Abbiamo anche Rigg che è 28 anni 60. Terrei senza problemi. Come attaccanti abbiamo Green che dobbiamo rimandare via perché chiaramente, come detto anche in precedenza, non lo utilizzeremmo. Abbiamo altri 3, 4, 4 attaccanti che sono Parky, Michan, sì, John Lewis e Jackson. Magari uno di questi andiamo a vendere. A questo punto andrei a vendere Parkin, perché è quello che vale di più. Scherzavo. Andrei a vedere Michan. Questo qui ovviamente, ragazzi, le pronunce non è che siano il massimo. Pare anche piuttosto ovvio. Aggiungiamo alla lista. Ho visto che molti dei nostri giocatori sono a scadenza. È una cosa particolare. Se non sbaglio, tutti sono in scadenza. Vediamo. Un anno tutti praticamente. Dovremmo andare in futuro anche a rinnovare il contratto con questi giocatori perché ovviamente non possiamo perderli a zero. Come rosa abbiamo un 4-4-2 che è il modulo base. Allora ragazzi, questa è la nostra squadra, in teoria quella titolare, col modulo 4-1-2-1-2 stretto, ovvero con i circini e con gli esterni. Praticamente sarebbero i giocatori, non tutti sono quello vero più alto, ma ho visto anche un po' l'età, perciò giocatori che potrebbero crescere. Con Day, Barnum Bob, Jones, Bennett, Butler, sì, Butler, Labadie, Randall, Owen Evans, Compton, Rigg e Jackson. In panchina abbiamo Bittner, Bignot e via dicendo. Quindi questa è la nostra rosa titolare. Adesso mi è venuta anche in mente che non vi ho fatto vedere gli obiettivi che ci ha imposto la dirigenza. Adesso andiamo subito a vederli. Abbiamo anche due mail nell'ufficio che sono i due giocatori che abbiamo appena mandato via. Dal prestito, chiaramente. Allora, crescita giovani, ingaggia tre giocatori per il tuo vivere nel ruolo di centrocampista. Ingaggia almeno tre giocatori con meno di 20 anni con un potenziale superiore alla valutazione media dei giocatori attualmente in quel ruolo. Quindi vuol dire che dovremmo andare a fare anche, ovviamente, la primavera, cosa che non avevo tenuto in considerazione perché volevo evitare di usare i soldi per una cosa che sarebbe stata pressoché inutile per la nostra squadra, però a questo punto andiamo a farla. La andrei a fare più volentieri a fine mercato, così vediamo un po' se riusciamo a utilizzare i soldi nel mercato, poi quello che ci rimane lo investiamo nei giovani. Successo con l'Italia ovviamente nulla. Successo in patria, Premier League evita la retrocessione, ovviamente. Emirates FA Cup raggiungi i sedicesimi, ci proveremo. Lungo termine, termina metà classifica entro 2 stagioni, quello è l'obiettivo che mi sono imposto anch'io. Termina prima finestra almeno un profitto di almeno 3 milioni, oddio. Mantieni l'aumento degli ingaggi sotto 20%.
Io voglio investire praticamente tutti i soldi che abbiamo a disposizione, che non sono tantissimi, ovviamente, subito sul mercato. Abbiamo 1,7 milioni più o meno, e solo che la dirigenza ci ha appena detto che non possiamo. Abbiamo 2 milioni, perché così. Magari nel prossimo episodio, ragazzi, andremo a vedere quali sono i giocatori che voglio comprare, che voglio farvi conoscere, perché sono giocatori che non troverete molto probabilmente sui siti. Sono anche giocatori molto in scadenza, perché ovviamente non abbiamo soldi, perciò dobbiamo risparmiare un po' su tutto, soprattutto sul mercato, e andare poi a investire sui giovani, come ci ha appena detto la dirigenza. Non mi rimane che salutarvi, però prima di salutarvi vi rimando alla descrizione, dove troverete due link importantissimi. Il primo è il nostro sito altmetinfifaitalia.com, dove troverete le più importanti novità di FIFA. Il secondo link invece è il mio canale YouTube XMike, dove porto altre carriere, altri tipi di gioco, porto anche Formula 1 o altro. Vi invito assolutamente ad andare a iscrivervi, soprattutto se vi piace il modo in cui porto i video. Poi la cosa più importante di tutte, vi invito ad iscrivervi a questo canale se non l'avete ancora fatto, per rimanere aggiornati sia su questa carriera che su tutti gli altri video. Quindi siamo giunti ai saluti finali e non ci rimane che rivederci in prossimo video. Bella!